Alla Galleria Cavana Arte Contemporanea è stata inaugurata la mostra bipersonale di Alfredo Rapetti e Tamara Repetto, mostra che è stata ideata nell'ambito della quinta giornata del contemporaneo, indetta da AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. I due artisti si incontrano per la prima volta, nonostante sia subito evidente che tra i loro lavori esista una sintonia particolarmente vivace, al punto da sembrare concertata. Visivamente appare chiaro uno stesso gusto formale per la pulizia, il minimalismo, il bianco come elemento protagonista e basilare, che viene intaccato solo per far spazio a elementi discreti. Lavoro sul segno, sulla parola, perché credo che la parola ci differenzia da tutte le altre specie animali che popolano il nostro pianeta. La parola ci rappresenta, ce la portiamo fin dall'infanzia e la parola nasce ancora prima del linguaggio orale. Quindi dai graffiti di milioni di anni fa, che hanno rappresentato e rappresentano la solitudine, la gioia, la volontà di vivere, e le debolezze e i valori dell'umanità. Attraverso quello io cerco di rappresentarla. Una mostra di arte contemporanea e di arte giovane con due artisti, Alfredo Rapetti e Tamara Repetto, che si raccontano attraverso una scrittura un po' particolare. Alfredo Rapetti utilizza un linguaggio molto minimale, scarno ed equilibrato, in cui traccia dei segni simili a scritture, simili a diari, su delle tele che però non riusciamo a decifrare. Invece Tamara Repetto è un'artista che lavora molto col sapone, un elemento che pulisce, che scarnifica, che l'aiuta a liberarsi di alcuni problemi, di alcune entità psicologiche che poi ha ognuno di noi. La mostra si può visitare presso Cavana Arte Contemporanea, in via Gioberti 52, alla Spezia, fino al 31 ottobre 2009, dal lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 19.30, domenica solo su appuntamento.